Siamo giunti al nono appuntamento in Puglia di 100 cene per Slow Wine, questo evento che Slow Food Editore promuove in tutta Italia per far conoscere ai soci Slow Food e agli appassionati del vino quello che esprime la nostra guida, una guida diversa da tutte le altre, perché questa guida parla di, nel sottotitolo lo si capisce, vita, vigne e vini, quindi parla delle aziende, quindi della vita delle persone, di chi produce il vino, delle vigne, quindi dei territori dove vengono coltivati appunto i vigneti, e ovviamente una guida dei vini deve parlare anche dei vini, e quindi però con un approccio diverso rispetto al solito, critico ma fino a un certo punto, quindi esprimiamo anche dei valori che sono propri della nostra associazione, tant'è che i premi che noi, chiamiamoli così, i riconoscimenti più che premi che noi assegniamo, identificano quello che noi vorremmo nell'associazione. Quindi il vino slow identifica un vino che è particolarmente in sintonia con quello che noi predichiamo, il vino quotidiano che ha un buon rapporto qualità-prezzo, un grande vino che è un vino eccezionale dal punto di vista delle qualità organolettiche. Questa sera siamo onorati di ospitare la presentazione della nuova guida Slow Wine nel palazzo storico Palazzo Amelio, sede principale del Bernardi, dove facciamo una cucina rivisitata in chiave cioccolato, in quanto Bernardi è sinonimo di cioccolato. E siamo contenti di ospitare questo primo appuntamento in quanto soci anche noi di Slow Food. Questa sera presenteremo in abbinamento ai vini delle pietanze sempre del presidio Slow Food, in chiave sempre elaborata, studiata dallo chef, dell'executive chef di Casa Bernardi, Tommaso Schiena. E a conclusione faremo un'anteprima sul panettone, sempre di nostra produzione, con i migliori auguri, diciamo, natalizi. Stasera ci troviamo al Bernardi Cioco Bistrò di Taranto per una serata molto speciale con i soci della condotta Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche. È la serata di Slow Wine, la serata di presentazione della guida 2018 e che festeggeremo insieme ai soci della nostra condotta, e posso dire in anteprima che proprio oggi siamo arrivati a 450 soci. È una grande soddisfazione perché noi siamo nati ad aprile di quest'anno, stiamo lavorando sul territorio insieme a molte aziende di questo territorio per valorizzare la loro realtà produttiva, e insieme questa sera sarà una dimostrazione di quello che è la convivialità, ma anche un gioco particolare, il gioco del vino che faremo insieme, grazie al quale ci metteremo un po' alla prova su quelle che sono le nostre conoscenze sui vini. Ci sono persone, alcuni esperti, alcuni non esperti, ma sicuramente sarà un momento conviviale interessante. Ci sarà questa cena realizzata appunto da Bernardi, che è un momento che vedrà l'esaltazione finale poi di alcuni vini presenti sulla guida Slow Wine, un po' diciamo da tutto il territorio italiano. In particolare poi avremo un vino territoriale, un vino di uno dei nostri soci, che è l'azienda Vetrere, e quindi diciamo la celebrazione sarà fatta, in particolare visto che Bernardi è specializzato nella produzione di cioccolato, tra un vino dolce di Vetrere e il cioccolato dell'azienda Bernardi. Diciamo che stasera daremo anche le linee guida di quelli che saranno gli appuntamenti dell'anno prossimo, e in più un evento molto particolare che in anteprima possiamo citare, che è un appuntamento con Piero Sardo, che è il presidente della fondazione Slow Food, che verrà a Grottaglie per presentare il libro sui formaggi naturali, su un discorso che si sta affrontando in questo momento, che è il latte crudo. E quindi stasera insieme potremo degustare le prelibatezze preparate da Bernardi associate ai vini della guida Slow Wine 2018.